Buongiorno a tutti i fan di racing, vi do il benvenuto in questa serie di video su Assetto Corsa, hot lapping, circuito quello di Franciacorta, provincia di Brescia, poco distante da casa mia tra l'altro. Incominciamo un qualcosina di leggero. Abarth 500 SS, via. Ho fatto qualche giro di prova prima, posso migliorare. Più o meno dovremmo essere su 1,30 e spicci. Si riesce a fare, non sono tanto a pezzo le macchine a trazione anteriore, quindi già non sono capace a guidare. Primo giro, gomme da portare in temperatura perché è sotto sterza di più. Questa curva la sbaglierò con qualsiasi macchina che porto in giro su questa pista. Ricordati che si possono su questa versione tagliare parecchio senza prendere la penalità. Tallone d'Achille di Giacomo Ponte, i tornantini. Questa è una curva che mi mette molto in difficoltà da ritardare. Se la ritardo vado largo, se l'anticipo vado dritto. Questo hot lapping, un giro lanciato e tre giri buoni, dai. Sia chiaramente assetto di default, benzina di default, gomme di default. Andiamo un attimino a giocare con qualcosa, probabilmente le gomme faranno una grandissima differenza. Dai, primo giro lanciato, anticiparla, buttarla dentro parecchio. Si sono tutta di terza, combattendo con il sottosterzo. Credo stare bello stretto a destra per tagliare la seconda di sinistra. Potevo fare meglio. Quasi bene. Presa quasi molto male. Si frena meno oltre i 50 metri, pestone. Sottocoppia, questa l'ho preso 1,30 meno sogno. Qua 32,4, vediamo se si può fare meglio. Scusa Charlie. Terzo giro buono con setup di base, vediamo.
visto che stavo sotto rispetto a prima, quindi cosa ho fatto? Ho tagliato la pista. Giro lanciato è stato quello migliore, alla fine pensavo di poter fare qualcosina cambiando le gomme, invece ero già nelle condizioni migliori con le semi slick. 1.32.456 se non vado errato. Lo prendiamo, lo portiamo a casa. Prossimo video proverò la versione cap, non sarà probabilmente questo il nome, quello del monomarca da pista della 500 Abarth. Spero vi video sia piaciuto, spero vi vedete, press the like button, alla prossima, ciao ragazzuoli.